Salve a tutti cannolicchi, qui è sempre il vostro zio Cricco ed oggi mi vedete in una salsa un pochino diversa. Come potete vedere sto sperimentando delle nuove inquadrature. Infatti vedete la mia stanza in modo completamente diverso, vedete me in modo diverso. Ho il faro del telefono sparato in faccia, quindi ci vedo anche molto male. Ma non stiamo qui a perdere tempo e bentornati in un nuovo video di Pokémon Tradotti con Google Traduttore. Come al solito mi sono fatto dare la solita lista di nomi Pokémon da tradurre, questa volta forniti dal buon Starkey, e ci concentreremo principalmente su quelli di settima generazione. Andremo a tradurne alcuni dal cinese, mentre altri avranno delle traduzioni un pochino particolari, ma io direi subito di iniziare. Anzi, prima vi ricordo di lasciare un like e di scriverci nei commenti altri nomi Pokémon da tradurre in modo tale che io possa farli nei prossimi video. Condividete, lasciate un like, insomma, sapete quello che dovete fare. Iniziamo subito con il primo Pokémon che è Iwanko. Non so come si pronuncia, dico Iwanko, ma vabbè. Iwanko, dal cinese all'italiano, I won KO. Allora, ragioniamo un attimo su questa frase. Allora, one, leggiamolo in chiave sbagliatissima, leggiamolo come one, che sarebbe vittoria. Io vinco KO, quindi vincere KO ci sta, mi sembra più che onesto. Andiamo avanti con Rowlet, il Pokémon libro. Che fila di T, ma cos'è? Fila di T. Cioè, tanti Rowlet, un Rowlet è una fila di T, tanti Rowlet sono tante file di T. Tutto questo è incredibile, è incredibile, è incredibilmente sbagliato tra l'altro, incredibilmente sbagliato. Continuiamo con... questo è il top... con Poplio, che ci abbiamo fatto anche una parodia di Vorrei ma non Poplio, che vi invito ad andare a vedere, che ha raggiunto più di 100.000 like. Santo Dio, chi se lo sarebbe mai aspettato? Poplio. Oh, madre lipo. Il bello è che io non riesco neanche più a dare una certa interpretazione a queste traduzioni. Cioè io, oh madre, Poplio significa oh madre, perché giustamente nel momento in cui vedi Poplio, settima generazione, nuovo starter d'acqua, tu dici oh madre. E poi Lipoplio. Oh madre Lipoplio. Andiamo avanti, continuiamo con Lunala, il Pokémon leggendario. No, top, top. Chiudete tutto, Luna alla. Luna alla. Luna alla. Santo Dio, ce li vedo già i terroristi a giocare con sto cazzo di... Oddio, questo va a finire anche che Luna alla qua si pensano chissà cosa, fanno scoppiare la Game Freak. Santo Dio, Luna alla. Luna alla. Io adesso vi farò avere un'immagine di Lunala col turbante, la barba, stile Bin Laden, perché sì. Andiamo avanti con Magearna. Sempre se si pronuncia così. Si scrive Magearna. 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 Ma il fratello Ayennyak. Ma il fratello Agenna. Agenna! Ma il fratello Agenna. Napoli e ovunque, l'abbiamo confermata. Adesso avremo un Saidonia che ci tirerà fuori una teoria su Magearna e sulla sua provenienza dal mondo napoletano. È un qualcosa di bellissimo, io davvero non trovo le parole per commentare con tanta bellezza. Ok, andiamo avanti con l'ultima traduzione dal cinese, ovvero Litten, il Pokémon tipo fuoco, che si fa signora Cresley. No raga. Allora, io mi aspettavo tutto, ma non la signora Grizzly, ma poi, ma Grizzly, ma esiste davvero? Grizzly. No, vabbè, sì, esistono persone che si... Anch'io, è una presentatrice televisiva. No, io ho fotomontaggio ora di Litten con la... per forza, raga, cioè, veramente, allora... ci siamo lasciati con l'Usbego che ci faceva scoppiettare i neuroni e torniamo con il cinese, una settima generazione che ci farà completamente andare al manicomio. Al manicomio. Ok, allora adesso abbiamo un Litten da tradurre dal tedesco all'italiano. No, dal tedesco al somalo. Dal tedesco al somalo. Dal tedesco al somalo. Allora, dal tedesco, che significa subito in italiano, al somalo. Dove sta il somalo? Somalo. Sogar. So
Garai, ma perché? Se mi ricorda tanto Gaara di Naruto, qui abbiamo un Little Naruto, no raga, io non la voglio più fare questa rubrica, ma perché vi piace così tanto? Io non la voglio più fare, io mi sento male, sento. Ora passiamo con l'ultimo che è nuovamente Lunala, però questa volta da tradurre dallo Zulu all'italiano. L'ultimo Pokémon, vediamo cosa ci tira fuori. Allora, mettiamo intanto qua italiano. Dov'è lo Zulu? Zulu. No, no, aspetta, un sarò lì. Così. Abbondante. Giusto. Lunala, dallo Zulu all'italiano, significa abbondante. Quindi abbiamo una Lunala di sesso femminile, anche se i leggendari non lo sono, molto abbondante. Perfetto ragazzi, purtroppo anche, anzi no, purtroppo il cazzo, perché io ogni Google traduttore per me è un infarto multiplo, è finito. Vabbè, tutto questo era tra parentesi. Dicevo, anche questo video, purtroppo il cazzo è finito. Abbiamo visto tante traduzioni malatissime di Pokémon di settima generazione, dal cinese all'italiano e non. Io, come al solito, vi invito a lasciare un like per sostenere la serie, sostenere il canale, sostenere soprattutto ciò che facciamo. Commentate sempre con nomi Pokémon strani da tradurre che trovate. Qui, da Zio Cricco, è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Parte strumento non mi piacciono, quindi speriamo bene per l'ultima, pure se ho già visto un po' che non è una full art, quindi 3, 2, 1.